Le patate sono fantastiche. Si possono usare per creare tantissimi piatti. Patatine fritte, purè, gratin, patate bollite e soprattutto il resti. Ehi, ma tu lo sai come sono arrivata in Svizzera? Dai, te lo racconto. Il mio viaggio ebbe inizio 8.000 anni fa, nelle Ande, in Sud America. Qui gli abitanti del posto scoprirono che il mio tubero, se cotto, aveva un ottimo sapore. Così cominciarono a coltivarmi in modo sistematico negli altopiani del Perù, insieme ad altre varietà di patate. Le popolazioni del Sud America si nutrirono dei miei tuberi per migliaia di anni. Ero così importante per loro che mi definivano addirittura il vero oro degli Inca. Ma gli Inca possedevano anche tanto oro, nel vero senso della parola. La notizia dei loro tesori arrivò fino in Europa. Così, nel 1525, i conquistatori spagnoli partirono per il Sud America. Una volta arrivati, saccheggiarono le ricchezze e presero tutto ciò che potevano portare con sé. E anch'io finii su una delle loro navi dirette in Europa. Ma lì le persone non sapevano come utilizzarmi. Alcuni provarono a mangiarmi cruda, però avevo un cattivo sapore e li facevo stare male. E non gli piacevo nemmeno da cotta. Preferivano utilizzare il grano, come avevano sempre fatto. A lungo fui relegata a cibo per gli animali e per i poveri. Anche la chiesa mi demonizzava. Se cresce sottoterra, è un cibo del diavolo. Così per molti anni a essere apprezzati furono solo i miei bellissimi fiori. La gente li ammirava in tantissimi giardini botanici in tutta Europa e dal 1590 anche in Svizzera, nel giardino botanico di Basilea. Dei miei tuberi non si ricordava quasi più nessuno, ma improvvisamente tornarono alla ribalta in Irlanda. Qui la gente era molto povera e apprezzava qualsiasi cosa fosse commestibile. Così, poco dopo il mio arrivo sull'isola, gli abitanti scoprirono il valore dei miei tuberi. Coltivando grano su un metro quadrato di terra, se ne ricava una grande pagnotta. Ma dalla stessa superficie si possono ottenere ben 3 kg di patate. Inoltre le patate sono ricche di vitamine e saziano. Da quel momento in poi, in Irlanda si coltivarono quasi solo patate. Nel XVII e nel XVIII secolo, in Europa ci furono gravi carestie. I numerosi inverni freddi e le tante estati piovose rovinarono interi raccolti. Inoltre, si susseguirono anni di terribili guerre. Provviste e campi di grano furono distrutti dalle fiamme. Ma spesso i miei nutrienti tuberi sotterranei riuscirono a salvarsi, sfamando le persone che li conoscevano. La fama delle patate si diffuse, in particolare fra i nobili europei. E il re prussiano Federico il Grande ne impose con un decreto la coltivazione intensiva. Da allora tutti avrebbero mangiato patate. Iniziò dunque una tournée di promozione e ben presto diventai popolare anche nel resto d'Europa. Maria Antonietta si ornava i capelli con i miei fiori. Dall'Italia alla Francia, grandi artisti mi dipingevano nelle loro opere. Il poeta Goethe mi dedicò addirittura dei versi. In Svezia mi utilizzavano per preparare l'acquavite. Tutto a un tratto i miei tuberi piacevano a chiunque e mangiando così tante patate, la popolazione divenne sana e forte. Ma proprio quando in Europa ero diventata così famosa, nel 1845 in Irlanda si diffuse un fungo nocivo che attaccava le patate. Molte delle mie amiche si ammalarono e marcirono. Non avendo più cibo a sufficienza, nell'arco di 2 anni in Irlanda morì oltre 1 milione di persone. E anche il resto d'Europa fu colpito da nuove carestie. Ma alcune delle mie amiche patate riuscirono a sopravvivere e vennero ripiantate. Yay! Non appena ci furono di nuovo abbastanza patate sane, gli abitanti europei iniziarono a mangiarne sempre di più. Anche in Svizzera. E per offrire a tutti cibo a sufficienza, durante la Seconda Guerra Mondiale in Svizzera venne indetta la battaglia della coltivazione.
iniziarono a coltivarmi in ogni terreno libero. Scusa. Oggi è impossibile immaginare le cucine europee senza di me. Io, Linda De Patatis, sono uno degli alimenti di base più importanti al mondo per le persone e gli animali, insieme a mais, riso e grano. Magnifico! Per festeggiare prenderò altre due patate bollite. Buon appetito!